Buongiorno a tutti e benvenuti al TG dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. È arrivato un nuovo pulmino per l'associazione Vita di Ardesio, l'organizzazione di volontariato dell'Alta Valle Seriana che si occupa del trasporto per le visite mediche. Grazie al contributo del comune di Ardesio e alcuni sponsor variati sono stati raccolti 25.000 euro per un nuovo automezzo, allestito anche per il trasporto di persone con disabilità. Ecco il servizio di Elisa Cucchi. Un nuovo mezzo per l'Associazione Vita di Ardesio, organizzazione dell'Alta Valle Seriana che si occupa del servizio di trasporto per le visite mediche. Con oltre 4.500 servizi, 160.000 km percorsi e 30 volontari, l'organizzazione è ormai un punto di riferimento per malati e fragili di tutta l'asta del Serio. Il sabato mattina qua siamo in tre volontari che gestiscono un po' tutto e si fa un programma settimanale, quindi tutti i giorni, già la settimana prossima tutti i giorni siamo impegnati. Vediamo che la gente insomma ha bisogno di quel servizio qua, ecco, diciamo. Con il contributo del comune e di alcuni sponsor privati sono così stati raccolti 25.000 euro fondamentali per realizzare il sogno dell'Associazione Vita, un nuovo mezzo allestito anche per il trasporto di persone con disabilità e fornito di tutti gli optional necessari per garantire il servizio ottimale in ogni condizione. Si è allargata la famiglia di Lupi che da quasi un anno vive sulle montagne bergamasche. Le fototrappole posizionate in Val di Scalve hanno permesso alla polizia provinciale di scoprire che sono nati 4 lupacchiotti, portando così a 6 il numero di esemplari presenti. Vediamo il servizio. Eccoli i piccoli lupacchiotti nati nella nostra provincia. Sono stati fotografati dalle macchine speciali della polizia provinciale. Vivono in un territorio di 500 km quadrati nelle alte valli, tra quella di Scalve e Ardesio. Sono state fatte anche delle analisi genetiche per capire l'origine del branco. I lupi si spostano su un'area vastissima che comprende l'Alta Val Seriana, la Val di Scalve, compreso il Pizzo della Presolana. Secondo la provincia, il numero di animali presenti è limitato e la presenza del branco preclude l'arrivo di altri lupi. Il centro famiglia Bolgare sarà un punto di riferimento importante per tutte quelle famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà, anche monotone. Si tratta di un progetto di ambito che sta sorgendo nel palazzo Sant'Ecesco, storico per l'Endis di Bolgare. Ecco le parole di Luciano Radolfi, sindaco di Bolgare. Il centro famiglia sarà un punto di riferimento importante per tutte quelle famiglie che si trovano ad affrontare delle difficoltà anche momentanee che possono riguardare sia i ragazzi, i figli, piuttosto che i genitori o piuttosto che le persone anziane. Quindi un progetto di ambito che non riguarderà solo Bolgare, ma riguarderà invece tutti i comuni che costituiscono l'ambito. Sarà del personale medico, psicologi in particolare, ci saranno degli educatori che avranno il compito di avere questi incontri con le persone che si rivolgeranno a loro e di indicare quelle che sono poi le strade da seguire, piuttosto che mettere in campo dei progetti direttamente. Con il primo lotto saranno riqualificate le due salette ammalorate dall'umidità. Qui vi sorgeranno due sale civiche. Cresce a vista d'occhio un nuovo palazzetto dello sport di Nembro vicino alle scuole medie di Albino. È attesa entro settembre del prossimo anno la conclusione dei lavori. Ascoltiamo le parole di Matteo Morbi, assessore ai lavori pubblici di Nembro. I lavori procedono speditamente, la struttura portante, travi, pilastri, compreso la copertura, è stata ultimata e ora sono stati montati i ponteggi nell'attesa dell'arrivo delle strutture di tamponamento, quindi i muri perimetrali che completeranno appunto l'involucro dell'edificio.
Qualche cambiamento rispetto al progetto iniziale c'è stato, ma l'obiettivo è concludere l'opera entro settembre del prossimo anno per il nuovo anno scolastico e per la stagione sportiva 2024-2025. Il palazzetto ha una duplice utilità, infatti al mattino verrà utilizzato appunto dalle scuole medie, e mentre nel pomeriggio e nel fine settimana per gli allenamenti della pallavolo, pallacanestro oppure per alcune partite sportive. Cresce la lotta ai furbetti dei rifiuti a Seriate. Il sistema della tariffa sui rifiuti puntuali nel paese sembra funzionare. Si è infatti intensificata la collaborazione tra servizio, ambiente, polizia locale e ispettori ecologici. 4 nuove trappole inoltre sono state attivate per identificare i trasgressori che abbandonano i propri rifiuti vicino ai rifiuti stradali. Ecco il servizio. Il sistema della tariffa sui rifiuti puntuali a Seriate sembra funzionare. Da un primo report condiviso con Aprica risultano in crescita i ritiri dei sacchi codificati, con la percentuale della raccolta differenziata che nei primi tre mesi del 2023 ha registrato l'81% rispetto al 74,5% nel corrispondente periodo dell'anno scorso. In aumento anche i controlli verso chi non rispetta le regole, si è infatti intensificata la collaborazione tra il servizio ambiente, la polizia locale e gli ispettori ecologici per contrastare il fenomeno dell'errato conferimento o dell'abbandono dei rifiuti. Oltre ai controlli, sono state attivate 4 nuove videotrappole per identificare i trasgressori. Su questo fronte sono stati già scoperti 9 furbetti dei rifiuti, mentre in totale sono state levate oltre 100 multe per la mancata raccolta differenziata o per l'uso errato dei sacchi. Primavera 2024 nel segno di Gioello Manu. Sono state presentate alcune anticipazioni dell'edizione 2024 Bergamo Jazz, in arrivo da giovedì 21 a domenica 24 marzo. Ecco la rivista al nuovo direttore, artista e sassonista di Clevan. Primavera 2024 nel segno di Gio Lovano. A partire da giovedì 21 e fino a domenica 24 marzo, infatti, torna Bergamo Jazz con un nuovo cartellone, per la prima volta firmato dal sassofonista di Cleveland, che ha raccolto la staffetta della direzione artistica del festival da Maria Pia De Vito. I feel so happy to be here and to play some music. Sono così felice di essere qui a suonare un po' di musica e di aiutare a programmare la serie di concerti qui a Bergamo, uno dei più grandi festival jazz di oggi. Sono stato direttore artistico già molte volte in giro per il mondo, negli Stati Uniti e anche in Francia. Mi sento come un musicista jazz, un artista creativo che vive nel mondo della musica. Il modo in cui faccio l'arte dell'improvvisazione non è solo uno stile, è un procedere della vita, un viaggio dove hai sperimentato molte cose, molte culture. E tu, quando suoni, poi abbracci il mondo della musica che emerge dalle tue sensibilità. Quindi nella mia programmazione ho cercato di riflettere questo, di rappresentare questa idea, il jazz, che ha un'idea di improvvisazione, di musica creativa insieme alle persone, per le persone. Primi giorni di vaccinazioni anti-influenzale e anti-Covid in Lombardia. In campo ci sono anche medici di base e farmacisti. Si tratta di una partenza a rilento, soprattutto per i vaccini contro l'influenza. Più numerosi invece sono le somministrazioni del nuovo vaccino anti-Covid. Siamo stati in farmacia per capire come sta andando. Primo Vax Day della stagione, prime somministrazioni di vaccino anti-influenzale e anti-Covid in Lombardia prima della partenza ufficiale delle due campagne, rispettivamente il 9 e il 16 ottobre, con prenotazioni online e dai medici di base. Partenza a singhiozzo in alcuni centri della provincia per un problema con il caricamento dell'anti-Covid. Poco meno di 1000 le dosi a disposizione dei 12 punti aperti dalle 3 ASST bergamasche. Chi dovrà e potrà essere vaccinato? Partiamo ovviamente con i fragili, le categorie a rischio, le gravide, gli operatori sanitari, forze dell'ordine, cioè tutte quelle categorie che hanno bisogno di proteggersi per proteggere gli altri. Chi
chi si vaccina oggi contro l'influenza sarà coperto poi tutta la stagione? Assolutamente, sarà coperto con il vaccino anti-influenzale per tutta la stagione, e devo dire che con questo nuovo vaccino anti-Covid dovremmo essere una dose booster, soprattutto per chi ha fatto tutte le altre, a posto anche per tutta la copertura della stagione invernale. Inaugurata la nuova sede della Croce Rossa a Pontenossa. La sede territoriale conta circa 100 volontari che garantiscono migliaia di ore annuali nei servizi di emergenza sanitaria 112, nei trasporti da e per gli ospedali, per ricoveri e dimissioni, visite specialistiche. Nei 200 metri quadrati della nuova sede della Croce Rossa ci sarà spazio anche per organizzare incontri e corsi rivolti alla popolazione e alle aziende. Ecco il videoservizio. Fa parte del comitato Interland della Croce Rossa Italiana e serve una vasta area di 25 comuni dell'Alta Valle Seriana, dal Ponte del Costone al Passo di Zambla, da Val Bondione al Passo della Presolana, passando dalla Val Borletta fino a Rogno. La sede territoriale di Pontenossa conta circa 100 volontari che garantiscono migliaia di ore annuali nei servizi di emergenza sanitaria 112, nei trasporti da e per gli ospedali, per ricoveri e dimissioni, visite specialistiche, presidio sanitario, manifestazioni sportive. La postazione era a Clusone, poi per questioni di spazi, di organizzazione ci eravamo trasferiti a Gorno, e da Gorno poi nel frattempo abbiamo trovato questa postazione più confortevole per la nostra attività e ci siamo portati qua. Nei 200 metri quadrati di via Partigiani a Pontenossa ci sarà spazio anche per organizzare incontri e corsi rivolti alla popolazione e alle aziende. La nuova sede territoriale della Croce Rossa, concessa in comodato d'uso dal Comune, è stata ristrutturata anche grazie alla disponibilità di artigiani, imprese e professionisti che in larga parte gratuitamente hanno messo a disposizione ore e manodopera con i loro mestieri. Si sono prodigati a titolo proprio di volontariato per sistemare, per riqualificare questa sede che era veramente bisognosa, erano spazi che erano stati adibiti a distretto AS dagli anni 70, quindi davvero bisognosi di un intervento. Ora è in corso la raccolta fondi con enti, aziende e privati del territorio per una nuova ambulanza. Abbiamo la possibilità di prendere un'ambulanza con i soldi che siamo riusciti a raccogliere, stiamo tuttora raccogliendo, e puntiamo a avere un mezzo veramente efficiente e performante appunto all'inizio del prossimo anno. Dalla quinta D di Clusone è tutto, buona giornata. Io sono Pietro, ho fatto il regista. Io sono il curante e sono cameraman. Ciao, sono Santiago, ho fatto il ciacchista.